La Mantis rischia di diventare un catorcio dopo questo viaggio. Perché prima era perfetta? Era un capolavoro, però adesso sto seriamente pensando di farti pagare i danni. Qualcuno è a corto di liquidi? Beh, sì, forse. È anche questo, ma sono abituato. Sei mai stata ricca? Non è tra le priorità di un Jedi. Già anch'io ero povero, ma non mi lamentavo. Con i miei compari rimediavo sempre qualcosa. Così ho imparato a giocare a Sabacc. Un gioco con i crediti. Strana scelta. Eravamo giovani. Puntavamo di tutto, dal cibo alle rocce dalla forma strana. Purtroppo crescendo le cose sono cambiate. Le rocce dalla forma strana non bastavano più. La galassia sarebbe stata un posto migliore. Seduto, ragazzo. Atterriamo. C'è una tempesta niente male. Non è il momento migliore per... Cosa di strano. Quei venti disturbano le comunicazioni. Cordova ha accennato a una pace nell'occhio del ciclone. E lì al centro vedo un insediamento. Bene, andiamo lì. Ricevuto. Non morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Se il vento non peggiora. Puoi dire a quella massa di bulloni che non ho chiesto il suo parere? Stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Sicuro, è solo una manovra un po' complicata. Ci siamo, reggetevi, reggetevi! Ah, atterraggio perfetto! Grisi non sbaglia un colpo. Ma le comunicazioni sono ancora molto disturbate. Mi servirà tempo per ripristinarle. Intanto cercherò qualche traccia di Cordova. Bene. Ti contatto appena finisco qui. Cal, qua giù. Bel lavoro su Bogano. Più informazioni otteniamo su Cordova e gli Zeffo, prima potremo fermare l'impero. Aspetta. Bravissima, è andata, sei ancora tutta intera. Che guardi? Con chi stai parlando? Con la mia nave, la Mantis. Bel nome, eh? Minaccioso. Oh, che vuoi saperne tu? Di sicuro non hai mai pilotato una nave. Forse un giorno te lo insegnerò, quando avrai finito le tue cose da Jedi. Ti farò anche uno sconto. È pericoloso essere dei fuggitivi. A chi lo dici? Hai perso qualcuno? Si chiamava Prauf. Si è sacrificato per me. Si direbbe un vero duro. Un po' come il sottoscritto. Lo era. Mi ha protetto fin dal mio primo giorno su Bracca, senza mai lamentarsi. Proprio mai? In quella discarica? Spero non si sia sacrificato per niente. Non è mai per niente. Mai. Attento, BD. Non sono amichevoli. Sì.
Oh, quello deve essere uno zeffo. Siamo sulla strada giusta, vero, BD? L'impero ha scoperto la tua posizione. Muoviti subito. Capito. Grazie. Finita. Ormai sono spacciato. Dobbiamo centrarlo! Soldato alleato a terra! Allerta! Tutte le unità alleate eliminate. In arrivo! Attaccate! Qualcosa di utile? Più avanti c'è una tempesta. Qualcosa ha disattivato le attrezzature imperiali. Sento che qualcosa mi spinge lì, oltre la tempesta. Segui il tuo istinto. Lascia che la forza lo affini. Va bene. Farò del mio meglio. Non ho mai visto una tempesta così. Sì, è incredibile.
sia il più antico sito zeffo che abbiamo scoperto. Nonostante le mie riserve, non posso togliermi dalla testa la cripta su Bogano. Le sue visioni hanno plasmato la direzione di un'intera cultura. Devo capire perché. Sono nella tomba. È enorme. E l'impero? Qui non ce n'è traccia. E riguardo a Cordova? Non so bene cosa dovrei trovare. Lui è un po'... eccentrico? Non dirlo a me. Ma non ci avrebbe mandati qui per niente. Non escludere nulla. Queste sfere c'entrano qualcosa con le cavità per terra. Che ne pensi? I zeffo li usavano nei rituali di meditazione. Addestravano utilizzatori della forza.
spada laser non può risolvere tutto. Se non ci fossi tu. Che cos'è? Concentrati. I Jedi non cercano lo scontro, ma vi si oppongono. La forza è lì per farci da scudo. Gli ostacoli che incontri definiscono il tuo cammino. Ciò che si oppone al cammino ne diventa parte. E adesso, provaci di nuovo. Riprova. Usa la forza per spingere la palla verso il bersaglio. Non perdere di vista la palla. Bene, continua. Spingi la palla prima che ti raggiunga. Più veloce, supera la prova. Ciò che si oppone al cammino ne diventa parte.
Amico mio, da un'occhiata ai segni su questa corteccia. Le sue striature peculiari. Non può essere che un albero Vrosher di Kashyyyk. È giunta l'ora di chiamare un vecchio amico. Se gli Zeffo avevano contatti con Kashyyyk, ci sono buone probabilità che il capo tribù Tarful ne sia a conoscenza. Giusto, il vento non basta per spostare quella sfera.
Ci saranno altre sfere qui? Già, diamo un'occhiata. Thank you.
Un camminatore ci attacca e abbiamo le armi fuori uso. A lui? Digli di portare qui le sue... Resistete, sto arrivando! Lavoro lì fuori, ragazzo. Ehi, tu sai davvero come muoverti? Ah. Dimmi solo che questa visita non è stata inutile. Ho trovato la tomba di un saggio Zeffo. Usavano la forza, di sicuro. Una civiltà di utilizzatori della forza scomparsa nel nulla. Capisco perché il maestro Cordovan era così ossessionato. Hai scoperto altro? Prima che sparissero, gli Zeffo avevano viaggiato sul pianeta Kashyyyk. Oh. Cordova aveva un amico Wookiee di nome Tarful. Forse possiamo trovarlo. Kashyyyk. Oh, senti, le cose vanno parecchio male laggiù. Già, l'impero ci sta andando giù pesante con quei Wookiee. Prepariamoci allo scontro, allora. Trovo che questo stile di vita ti si addica. Abbattere quel camminatore ti ha reso più sicuro. Allora, come va? Te la cavi? Intendi con la forza? Sì, con la forza. Hai detto che può sopraffarti. Ancora non mi sono fatto uccidere. Meglio non parlarne. Sì, certo. Ti capisco. Più di quanto tu creda. Perché hai scelto di smettere di usare la forza? Quando l'epurazione iniziò e le nostre truppe di cloni si sono rivoltate, la mia Padawan e io abbiamo preso degli allievi e ci siamo nascosti, ma non è servito a niente. La pattuglia imperiale stava per scoprire la nostra posizione, così ho cercato di allontanarli dalla mia Padawan, Trilla. Era rimasta indietro con gli allievi, ma loro mi hanno presa e mi hanno torturata. Volevano sapere degli altri, quanti erano, ma soprattutto volevano sapere di Cordova. Dove era andato? Ma sei scappata. Sì, ci fu una rivolta in prigione. Era la mia opportunità e l'ho afferrata al volo. Io non sono più la stessa. Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre. La tua Padawan. Lei è sopravvissuta? No. Per questo non possiamo arrenderci. Non possiamo lasciare che il sacrificio dei nostri cari sia stato inutile. Chi?